Ciao a tutti e benvenuti su Solo Cose Nuove. Con un bellissimo sole che mi prende qua di lato e mi crea delle ombre forse bruttissime da questo lato della faccia, volevo parlarvi di questo obiettivo qui. In questo caso si tratta di un Make 35mm f1.7, una focale molto ampia, molto larga e che ci permette di avere un gran bellissimo bokeh anche su sensori micro 4 terzi. La baionetta dietro non ha i contatti perché è una lente completamente manuale e quindi possiamo, ruotando la ghiera apposita, vedete, aprire o chiudere il diaframma. Si chiude fino a f22 se non erro e si apre fino a f1.7, la massima apertura. Anche questo è un obiettivo multicoated. La distanza minima di messa a fuoco sono 30 cm almeno per quanto riguarda le specifiche, e l'anello adattatore qua che si può utilizzare per mettere i vari accessori come filtri ND eccetera è da 49 di diametro. 35 mm è anche una bella focale, equivale ovviamente a 70 mm su full frame. Qui stiamo parlando di micro 4 terzi che hanno un fattore di crop di 2, vi ricordo. Come per gli altri obiettivi della Make, questo è un obiettivo abbastanza pesante e abbastanza impegnativo, nel senso che è tutto in metallo, ha un suo peso, ha una sua importanza sia per la scocca in metallo che per le lenti all'interno del prodotto, e questo taglio è un taglio tutto sommato abbastanza naturale per fare fotografia. Si può ovviamente utilizzare anche per video. Qui abbiamo una ghiera dell'apertura focale clickless e molto morbida, molto smooth, gira in maniera molto regolare, così come gira bene anche l'anello della messa a fuoco, vedete che e gira per 180 gradi. Ma bando alle ciance, lo monto subito sulla Lumix G100, questa macchinetta che mi sta veramente conquistando, tra l'altro molto carina. Vi lascio un video qua sopra se volete vedere l'unboxing di quando ne abbiamo parlato. Vi lascio qua sotto in descrizione il link per l'acquisto di questo Make 35mm f1.7 e magari vi rimanderò anche alle altre recensioni che abbiamo fatto precedentemente per gli altri obiettivi della Make, che tutto sommato sono tutti veramente buoni come obiettivi, tutti manuali, ma nonostante il prezzo basso la qualità c'è. Ma prima di montare l'obiettivo e continuare, vi ricordo che se volete aiutare questo canale a crescere potete mettere un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere altri contenuti di questo tipo. Grazie. Allora, prima cosa che volevo far vedere è la differenza tra questo obiettivo, che è il pancake, chiamiamolo pancake perché è molto piccolo da chiuso, 12-32 della Lumix, quello in kit, poi aperto perché non si può utilizzare da chiuso, diventa grande così, mentre l'obiettivo della Make è grande così, appoggiato sulla camera. Questo vi fa più o meno avere l'idea di che differenza può esserci nel portarsi in giro una roba del genere piuttosto che l'obiettivo in kit. L'obiettivo in kit è questo qua, io vi ricordo, è un 12-32 f3.5 5.6. Questo vuol dire che se la mettiamo a 30 avrà una larghezza focale minima di 5, credo, cioè avremo delle foto abbastanza scure, a differenza di questo obiettivo che invece ha 1.7, quindi una roba veramente ampia, veramente larga e luminosa. Questo ci consente appunto di fare delle cose particolari. Ecco la camera montata con l'obiettivo, fa la sua sporca figura, vedete anche voi, non è un obiettivo con una linea che rovina la camera. E adesso, nonostante mi prenderà molto da vicino, apro tutta l'obiettivo e mi farò una bella foto agli occhi, spero che sia bella, e ai baffi, per farvi vedere che cosa consente di fare. Se vedete poi la foto vedrete che ho messo a fuoco il viso e già qua a livello delle orecchie avremo uno sfocato. Questo perché l'ho aperta a 1.7. Se io vado a chiudere un po' e vado a F4, noterete che invece l'orecchio già è a fuoco e ci sarà un bokeh leggermente minore alle spalle. Però adesso sto facendo una foto così al volo molto da vicino e quindi sarà anche difficile vedere lo sfondo. Si tratta di una lente che, essendo tutta manuale, non ha neanche la stabilizzazione sull'obiettivo. Questo vuol dire che dovremmo avere una mano abbastanza ferma, ma non vi spaventate perché, soprattutto se utilizzate delle larghezze focali ampie, avrete meno il problema dei micromossi. E poi esiste anche la stabilizzazione in camera e per i video la stabilizzazione in post-produzione. Perciò diciamo che si può comunque utilizzare senza problemi, e calcolate che nella storia della fotografia non c'è quasi
mai stato l'autofocus, è una roba abbastanza recente tutto sommato. Adesso vi metterò qua sopra un paio di foto che scatto di là in cucina, magari prenderò una bottiglia, magari prenderò dei pupazzetti che mi trovo sempre in giro per casa, perché vedete comunque sono attorniato da pupazzi, per farvi capire le potenzialità di questo obiettivo. Veramente io mi sono trovato bene, mi piace un sacco, ha davvero una bellissima luminosità e un bellissimo taglio, perché questo è un 35 mm, io ho l'f1.7 sul 42.5 della Lumix, che è un altro gran bell'obiettivo di cui abbiamo parlato qualche tempo fa. Però come sempre vi ricordo che andare in manuale, soprattutto per chi inizia con la fotografia, inizia a studiare, inizia a capire come funziona, è un'ottima cosa per imparare e diventare più bravi, perché ti obbliga a muoverti, ti obbliga alla messa a fuoco, ti obbliga al diaframma, a capire tutta una serie di robe che con un obiettivo automatico e le impostazioni della camera, una bella camera, non si sentono. Alla fine con le camere moderne, se tu metti tutto in automatico e autofocus, è un po' come scattare col cellulare, se vogliamo, mentre qua devi capirci qualche cosina in più, e quindi si imparano tante cose che poi ci consentono di avere delle foto anche molto più belle. Ebbene, ad ogni modo io questo obiettivo ve lo consiglio, grazie di avermi seguito anche oggi, aver visto questa piccola video recensione. Ci vediamo domani per un nuovo entusiasmante video e prossimamente per qualche cos'altro di fotografia, perché ho ancora qualche gioiellino di cui parlarvi. Ciao!